da Pisa a Livorno, e questo è il giro delle due province juniores, trofeo Pisa e Livorno. Una corsa che entra quest'anno nel calendario juniores, un gradito ritorno, quello al timone di una regia organizzativa da parte di Claudio De Angeli, che dopo un anno di difficoltà, di stop, non è voluto mancare e ha continuato ed è ritornato alla sua attività di organizzatore in una delle corse che ama di più, la Pisa Livorno, che cambia nell'anima, ma rimane sempre la volontà di unire due città divise da tante rivalità, ma unite nello sport. Una manifestazione che quindi prenderà il via dai Lungarni Pisani di fronte al comune e si concluderà a Stagno. Regia organizzativa della Folgore Bike assieme alla polisportiva Arci Stagno. Graditi ospiti alla partenza il sindaco della città di Pisa ed il prefetto di Pisa. Andiamo proprio ad ascoltarli prima del via. Non è voluto mancare il dottor Francesco Tagliente, prefetto di Pisa, alla partenza di questa gara che attraverso lo sport unisce due città rivali, due rivali storiche, Pisa e Livorno. Li unisce nel segno dei giovani che praticano uno sport di fatica come il ciclismo, quindi uno sport che tempra e che unisce. Rimane l'ironia, ma un'ironia intelligente, e quindi questa manifestazione che vede le amministrazioni comunale, provinciale e le società sportive di Pisa e Livorno insieme per promuovere una iniziativa che esalta il momento dell'agonismo, ma esalta anche il momento del rispetto, richiede attenzione, e il rappresentante istituzionale non ha voluto far mancare questa presenza al momento della partenza. La bicicletta e il ciclismo, anche come nuova forma di mobilità nella città del futuro, le biciclette dovranno avere un ruolo sempre più importante. Sì, io dicevo poco fa, a margine di questa nostra conversazione, che in questo momento noi abbiamo bisogno di promuovere tutte quelle iniziative che favoriscono una educazione all'utilizzo di quelle componenti aggiuntive che aiutano alla mobilità senza rendere invasivo, conciliando le esigenze di mobilità con le esigenze della vivibilità cittadina. L'amministrazione comunale di Pisa è vicina a questa corsa che, l'abbiamo de detto anche con il prefetto, unisce due città legate da una storica rivalità, ma oggi non c'è rivalità tra Pisa e Livorno, ci sarà tanta rivalità tra questi ragazzi, però una vera e propria sana rivalità. Beh sì, lo sport è anche rivalità, agonismo, battaglia per vincere, però bisogna prima di tutto riconoscere che è un modo di stare insieme, di fare comunità, di guadagnare salute. Quindi è molto bello accogliere questa manifestazione. Poi fra Livorno e Pisa c'è un ponte fatto di tante cose, anche di rivalità storiche, di polemiche che sono un po' nella nostra natura. Ma c'è anche tanta collaborazione, ecco, c'è ormai una Toscana costiera che è un polo di sviluppo per tutta la Toscana, e quindi dobbiamo essere divisi e uniti insieme. Facciamo un in bocca al lupo a questi ragazzi che si apprestano a fare una bella fatica nel segno dello sport. Sì, in bocca al lupo di cuore, e vinca il migliore. E prima della partenza abbiamo visto, eccole qua, le immagini con gli organizzatori che hanno consegnato un ricordo di questa bella giornata di sport alle autorità, al sindaco di Pisa e al prefetto. Intanto siamo al via, via che sarà ufficioso. Poi ci saranno due giri proprio attorno ai Lungarni Pisani e poi la partenza ufficiale. Quindi bello anche il colpo d'occhio con questa sfilata nel centro storico di Pisa di tutti gli atleti alla via, in rappresentanza di diverse formazioni toscane e anche extraregionali. Al via gli atleti del circolo ricreativo Arci Stagno, della Berti Mobili Benassi, del Velo Club Empoli, del team Vettorini, del team Palma Cipriani e Gestri, del Cycling Team Coratti, della Sezze ASD. Intanto siamo al chilometro zero del gruppo ciclistico Martina Franca, della Polisportiva Monsummanese, la Campi Bisenzio di Effe, l'Aquila Ganzaroli, gruppo ciclistico Romagnano, ciclistica Alma di Taggia, Unione Ciclistica Casano, Unione Sportiva Ponte Decimo, New Project Team, Stabia Ciclismo, Fosco Bessi Calenzano, ASD Ziraf, Montepisano, Cycling Team, Cascine di Buti.
E la corsa è partita ufficialmente a questo punto per quanto riguarda quindi il Giro delle Due Province, trofeo Pisa-Livorno. Il percorso dopo la partenza da Pisa, andremo in direzione Ghezzano, quindi Mezzana, Caprona, Uliveto Terme, Lugnano, Cascina, Cenaia, località Botteghino, Laura, Orciano Pisano, Marmigliano, Bivio, Gabbro. Il passaggio quindi dalla località di Gabbro, ma la volta a Livorno, Limoncino, Valle Benedetta, e questa è l'asperità più impegnativa di giornata, Colognole, Crocino, Bivio, Parrana San Martino, quindi lo strappo verso la località di Parrana San Martino, Bella Vista, Cisternino, Livorno e la conclusione a Stagno. Ecco il gruppo che sfila davanti alla nostra telecamera, oltre 130 gli atleti al via, e con le immagini siamo nelle prime battute di corsa con il gruppo che continua a viaggiare compatto. Plotone è compatto quindi in questo momento, vediamo alcuni scatti in testa al plotone. Plotone che però sta viaggiando compatto, ci troviamo in località Uliveto Terme, abbiamo percorso i primi 11 km di corsa. Abbiamo visto con il dorsale numero 88, si tratta di Riccardo Baldini dell'Aquila Ganzaroli, con il 35 invece abbiamo visto inquadrato anche Alessandro Brunetti del team Palma. Adesso chilometro 30, siamo nel splendido scenario della campagna pisana, gruppo che viaggia compatto con gli atleti del team Palma a fare l'andatura. In questo frangente con il 41 è Matteo Berneschi, con il 40 invece Lorenzo Calugi, con il 37 Gregorio Lombardi. Questi sono gli uomini che fanno l'andatura in questo frangente, andatura elevata anche in queste fasi di corsa. Abbiamo praticamente percorso il primo terzo di gara, la manifestazione in totale misura praticamente un centinaio di chilometri, 94 per l'esattezza. Ecco il gruppo che continua a viaggiare compatto, gruppo preceduto dalla moto informazione di Sandro Manzi, che insieme a Germelli cura il servizio di informazione. La direzione di corsa a cura di Perugini, stratto in salita verso Gabbro con le maglie della formazione guidata da Andrea Bardelli, la Fosco Bessi. Abbiamo visto in prima posizione con il dorsale numero 132, si tratta di Simone Ottavi. Questo invece è Burbi. In terza ruota invece troviamo Colonna, in quarta è invece l'atleta, il campione regionale sardo della polisportiva monsumanese Murtas. In primo piano su Colonna è il gruppo guidato dagli atleti della Fosco Bessi, arriva anche Di Marco, arrivano anche gli atleti dell'Aquila Ganzaroli, vediamo anche Copciti della Monte Pisano, anche le maglie del team Palma Cipriani Gest. Abbiamo intravisto Giannelli intorno alla decima posizione, tratto in salita verso Gabbro con ancora gli atleti della formazione diretta da Andrea Bardelli a fare l'andatura in questo tratto in salita, con il dorsale numero 130 Roberto Burbi, Di Marco in seconda posizione, Alba in terza e poi ancora Copciti, poi abbiamo visto anche Murtas. Queste sono le prime posizioni del gruppo. Adesso c'è un allungo nella campagna pisana, in questi continui saliscendi ci prova Andrea Di Marco con il dorsale numero 27 del team Vettorini, atleta al secondo anno nella categoria dopo una stagione tribolata lo scorso anno, sta tentando di tornare ai livelli mostrati nel secondo anno della categoria allievi, dove giunse secondo nella prestigiosa Coppa d'Oro a Borgo Valsugana. Adesso si volta per controllare la situazione, pedala su cicli Formigli l'atleta pisano del team Vettorini. Noi lo lasciamo sfilare, controlliamo la situazione, 15 secondi di vantaggio nei confronti del gruppo che è pilotato dalle maglie della Fosco Bessi, ancora con Burbi in prima ruota, dorsale 130, Colonna in terza, Trippi in quarta, poi Lorenzini con la maglia della monsumanese, ed ancora abbiamo visto Leonard Lisi, anche lui della Fosco Bessi. Burbi in prima ruota a fare il ritmo, Colonna si mantiene nelle prime posizioni, già vincitore quest'anno l'atleta della formazione Fosco Bessi. Intanto cambia nuovamente la situazione, c'è ancora un allungo, questa volta con il dorsale
numero 64, prova ad evadere il campione regionale sardo Emanuele Murtas della Polisportiva Monsulmanese. Leggerissimo margine di vantaggio per lui su un atleta ancora con la casacca Fosco Bessi. Attivissimi gli atleti diretti da Andrea Bardelli, eccolo qua, si tratta di Roberto Burbi che dovrebbe riportarsi su Murtas a breve, eccolo qua all'aggancio quando stiamo per entrare nel centro abitato di Livorno. Quindi abbiamo percorso già un discreto numero di chilometri, siamo praticamente al 60° chilometro. E adesso gli atleti, dopo un primo passaggio nella zona di Livorno, andranno ad affrontare la salita della Valle Benedetta, dorsale numero 29. Si riporta un altro atleta sulla testa, è Lorenzo Vallarino del team Palma. Tre uomini al comando, Vallarino, Burbi e Murtas. Questa è la testa della corsa, con il terzetto composto dagli atleti della Polisportiva Monsulmanese, della Fosco Bessi e del team Palma, Cipriani e Gestri. Si ricompone il terzetto con Vallarino, che è stato l'ultimo a rientrare. Il loro vantaggio nei confronti del resto del gruppo però è minimo. Dietro sono le maglie del gruppo ciclistico romagnano a fare l'andatura con il dorsale 95. Si tratta di Gabriele Ricci, abbiamo visto anche Giannelli, ecco Lorenzini della Polisportiva Monsulmanese con il dorsale 65. Sono davvero tante però le maglie della Fosco Bessi, arriva anche Copciti e poi ancora tutto il gruppo praticamente sta rientrando sulla testa della corsa. Si sta ricompattando il plotone, davvero una gara condotta ad altissima andatura, combattuta dall'inizio alla fine, come a sottolineare il prestigio di questa manifestazione, a sottolineare come ci sia bisogno dopo un inizio di stagione forse con gare non all'altezza dal punto di vista specialmente altimetrico, ci sia bisogno anche di manifestazioni come queste che mettono a dura prova i corridori, in quanto ormai ci troviamo nel mese di aprile e ci sono state davvero poche manifestazioni quest'anno fino a questo momento in Toscana riservate alla categoria juniores, che possono vantare un percorso all'altezza del Giro delle Due Province, trofeo Pisa-Livorno. Siamo adesso in salita, inizia la salita verso la Valle Benedetta. Al comando abbiamo visto una coppia con il dorsale 36, è Francesco Bettini del team Palma Cipriani Gestri con il dorsale 72, lo vediamo adesso inquadrato, invece si tratta di Federico Rossi della Polisportiva Monsulmanese. Questi due uomini al comando, prova a riportarsi su di loro con il 129, la sagoma inconfondibile di Matteo Trippi che si riporta sulla testa della corsa. Rimangono in tre al comando, andiamo a vedere anche il gruppo dietro come si sta comportando, perché questa è una fuga che potrebbe essere interessante. È Di Marco il più immediato inseguitore, inquadrato in questo momento dalla nostra telecamera. Sta cercando di salire del proprio passo per andare a raggiungere i fuggitivi. Attenzione a Burbi che si porta dietro colonna, davvero sempre nel vivo dell'azione, gli atleti diretti da Andrea Bardelli con Colonna e con Lisi e con Lorenzini, e poi abbiamo Giannelli, è la volta degli atleti del team Palma e ancora Di Marco abbiamo visto, si tratta di Luca Zullo, eccolo qua, del team Palma, e poi Di Marco. Questa è la composizione della testa del gruppo che sta per chiudere sugli uomini al comando, predominanza del colore blu e del giallo fluo degli atleti della Fosco Bessi, e sono adesso in tre lì davanti a fare l'andatura con Colonna, Lisi, Burbi, c'è anche Trippi, Giannelli, Lorenzini. Questi sono gli uomini che guidano il gruppo, che guidano la testa della corsa nella salita verso la Valle Benedetta, è l'asperità più importante. Arriva anche Luca Zullo, arriva anche Di Marco e poi è i Copciti. E con il 33 abbiamo visto Montagnoli, prova ad allungare in questo momento Leonard Lisi, l'atleta della Fosco Bessi, si trova adesso al comando, l'atleta albanese al secondo anno nella categoria. Dietro intanto con il 33 è proprio Montagnoli che prova a riportarsi su Lisi. Più indietro un drappello forte di una dozzina di unità, è la testa della corsa, sono i pretendenti al successo
del Giro delle Due Province, trofeo Pisa-Livorno, organizzazione a cura della Folgore Bike con il supporto della polisportiva Arcistagno Ciclismo. E Montagnoli si riporta in questo momento sull'Isi. Due uomini al comando, Montagnoli e Lisi, insiste nella propria azione. Il corridore del team Palma vuole provare a staccare Lisi, tratto questo in falso piano con Montagnoli. Massimo sforzo per lui, massimo sforzo anche per Lisi. Dietro hanno, come abbiamo visto, hanno guadagnato qualcosa. Il drappello, composto da una dozzina di unità, si trova a 70 metri. Tratto finale di salita con Montagnoli e Lisi impegnati a tutta in questo frangente. Notate davvero il pubblico delle grandi occasioni. Spettacolare la cornice a bordo strada verso la salita della Valle Benedetta. Dicevamo, l'asperità più impegnativa della giornata. Dal passaggio alla vetta mancheranno comunque diversi chilometri alla conclusione. Infatti ancora praticamente 25 km al termine dopo il passaggio dal Gran Premio della Montagna. Ed è Kopchti che si riporta sulla testa della corsa. Sembra in grado il corridore della Monte Pisano di chiudere il gap tra i due uomini al comando. Kopchti quindi adesso si sta impegnando al massimo. Rilancia l'andatura, 20 metri da recuperare per Kopchti della Monte Pisano. Si volta a controllare anche cosa succede alle sue spalle. Arriva Colonna, arriva Giannelli in questo momento. E attenzione perché c'è stata una scivolata di Colonna, che però prontamente risale in bici. Arriva anche Lorenzini. Quindi praticamente alla comando abbiamo Montagnoli, abbiamo Kopchti, abbiamo Lisi, Giannelli e Lorenzini. Più indietro Alba, Trippi. Ed ancora abbiamo visto con il dorsale numero 43, si tratta di Yuri Brocchetti. Arriva adesso Colonna che prova a chiudere nei confronti della testa della corsa dopo la scivolata che lo ha visto protagonista nelle prime fasi della discesa. Riesce in questo momento a portare a termine il suo inseguimento, Colonna. E adesso c'è un allungo, si tratta del 111, l'atleta della Casano è Luca Raggio. Insieme a Lisi, questa è la testa della corsa, due uomini al comando, Raggio e Lisi. Arriva Kopchti, sempre nel vivo, l'atleta della Monte Pisano si riporta sulla testa della corsa, sulla coppia. Ma dietro abbiamo visto molto vicini anche gli altri. Con il 117 si tratta di Massimiliano Susini, poi Giannelli, quindi Colonna, Lorenzini, Montagnoli. E quindi tutti gli altri che compongono la testa della corsa. Siamo in località Parrana San Martino con uno scatenato Radion Kopchti che adesso tutto solo prova la sortita. Atleta di indubbio valore, primo anno nella categoria, viene subito ripreso dagli altri. E adesso c'è lo scatto di Giannelli. Scatto di Gabriele Giannelli, che guadagna qualcosa, il vincitore della gara nazionale a Turano di Massa. Ci prova anche Montagnoli in questo frangente. Del team Palma Cipranegestri, non molla Colonna, non molla Giannelli. Scatti e controscatti in questo finale che sta dando grande spettacolo, grandissimo spettacolo ai tanti sportivi presenti sul percorso. E nel frattempo adesso chilometro 83 di gara, quindi mancano una decina di chilometri alla conclusione, con ancora un allungo di Radion Kopchti che non ci sta, vuole a tutti i costi sfiancare la resistenza degli avversari, vuole a tutti i costi evitare la conclusione allo sprint. Ed allora mani basse, faccia a terra per Radion Kopchti. In questo tratto sta spingendo velocissimo, tratto in leggera discesa. Prova a riportarsi su di lui un atleta della Fosco Bessi, ci sembra la sagoma di Leonard Lisi. Eccolo qua l'atleta della Fosco Bessi che dovrebbe riportarsi su Kopchti. Quindi si dovrebbe formare una coppia al comando. Ancora qualche metro da recuperare per Lisi. Dietro invece Lorenzini, Di Marco, Brocchetti, Raggio. Sono i quattro uomini che compongono la testa di questo drappello. Ripresa l'azione di Kopchti. Adesso ci prova Matteo Trippi, il longilineo atleta della Fosco Bessi Calenzano, atleta retino.
su di lui, prova a riportarsi raggio, eccolo qua, dorsale 111. Si dovrebbe formare quindi questa coppia con Matteo Trippi e Luca Raggio, il primo della Fosco Bessi, il secondo della Casano. Due uomini alla comando, due atleti sulla testa della corsa quando ci apprestiamo alle battute finali del Giro delle Due Province. Trofeo Pisa-Livorno, attenzione al rientro di Di Marco che è il più immediato inseguitore dei due uomini alla comando e che adesso accusa un ritardo di una ventina di secondi, ma sta recuperando notevolmente Di Marco. Appena 50 metri lo separano dai due uomini alla comando, da Luca Raggio e da Matteo Trippi, che stanno guidando a 5 km dalla conclusione il giro delle due province. Trofeo Pisa-Livorno, CoopCT invece per il momento viaggia in quarta posizione, viaggia all'inseguimento di Di Marco. Questo invece è il gruppo pilotato dagli atleti della Polisportiva Monsummanese. Noi intanto risaliamo con Di Marco, che vuole ancora, non è riuscito a portare a termine l'inseguimento, però sta spingendo molto bene l'atleta del team Vettorini. Ancora 50 metri, gli stessi 50 metri che lo separano dalla coppia alla comando. Vuole a tutti i costi riuscire a finalizzare questo suo inseguimento. Di Marco è ancora in testa con i due alla comando quando siamo ormai a 1500 metri dalla conclusione. Matteo Trippi, Luca Raggio, Andrea Di Marco che insegue a 30 metri, sembra in recupero Di Marco. Devono a questo punto stare attenti i due alla comando perché è anche abbastanza veloce il corridore del team Vettorini. Appena 7 secondi separano i due uomini alla comando e il più immediato inseguitore, quindi potrebbe formarsi un terzetto quando ormai entriamo nell'ultimo chilometro. Lanciato a questo punto la volata a 3 con Di Marco, Trippi e Raggio, ed è Matteo Trippi che va a vincere il Giro delle Due Province, trofeo Pisa-Livorno. Seconda posizione per Luca Raggio, terzo è Andrea Di Marco. Per il quarto posto è Andrea Montagnoli che anticipa gli avversari. Quinta posizione arriva in questo momento Tiberio Alba dell'Aquila Ganzaroli. Intanto vediamo che viene lanciata la volata del gruppo con Massimiliano Susini che precede Giannelli Colonna e poi via via tutti gli altri. Successo quindi di Matteo Trippi, primo successo stagionale per lui, la grande vittoria in questa corsa che ha dimostrato di essere una manifestazione sentita da tutti i corridori e hanno dato battaglia lungo tutti i 94 km del percorso. Matteo Trippi primo, secondo Luca Raggio, terzo invece Andrea Di Marco. Andiamo a questo punto a sentire le interviste dei protagonisti del Giro delle Due Province, trofeo Pisa-Livorno. Ecco il podio del Giro delle Due Province Juniores Pisa e Livorno con il vincitore Matteo Trippi, con il secondo classificato Luca Raggio, con il terzo classificato Andrea Di Marco. Partiamo da Andrea, terzo posto, sei riuscito a raggiungere la coppia alla comando proprio in vista dello striscione dell'ultimo chilometro, poi forse hai pagato lo sforzo per esserti riportato su di loro. Sì, io comunque sono contentissimo perché è il primo piazzamento della stagione, sono partito un po' in crisi, comunque ora sto recuperando le forze con gli allenamenti, la grinta, e penso sia un buon inizio. Oggi sono andato abbastanza bene e sì, complimenti a loro. Comunque io ho visto un rallentamento da parte del gruppo e ho provato ad andare da solo a recuperarli, comunque poi le energie erano quelle che erano. Comunque mi sembra che stiamo ritrovando le sensazioni di un paio d'anni fa, quindi ci sono tutte le aspettative per fare una buona stagione. Sì, lo spero tanto e speriamo di andare avanti così nel proseguo della stagione. Secondo classificato Luca Raggio dell'Unione Sportiva Casano, un secondo posto dietro a Matteo Trippi che quest'oggi anche in volata ha dimostrato di avere delle ottime doti, era stato battuto qualche settimana fa a Stabia da un velocista puro, tu oggi non hai potuto niente. Sì, io non sono proprio un velocista, ho provato ad anticiparlo ma le gambe mi mancavano e lui è stato più veloce e niente, mi ha saltato proprio gli ultimi 100-200 metri.
Comunque un buon secondo posto questo inizio di stagione, adesso arrivano le gare più impegnative, il 25 aprile c'è stato il Gran Premio Liberazione, questa è una gara impegnativa e iniziano ad emergere i valori reali. Sì, ora abbiamo altri appuntamenti molto importanti, sia in Toscana che proprio in Liguria col campionato regionale. E proveremo comunque a essere protagonisti con la mia squadra e niente, siamo contenti comunque di questo piazzamento. Matteo Trippi, pensate che alla fine della scorsa stagione stava per appendere la bici al chiodo, questa è una cosa che fa riflettere di quanto sia importante avere fiducia e continuare a credere nei propri sogni. Quest'oggi vince una gara impegnativa, una gara con un percorso che fa emergere i veri valori, una gara che ti dà una vittoria, che ti dà una grande soddisfazione. Sì, è tutto l'inverno, mi sono impegnato al massimo. Il mio DS Andrea ha creduto in me, anche Rocco e Francesco, tutta la squadra, gli vorrei dedicare questo successo. Quest'oggi sono rimasto coi primi in salita e dopo ho provato, non sono un velocista puro, quindi ho provato un po' a ridurre il gruppetto e qui in volata siamo arrivati in tre e ho vinto. Senti, una bella vittoria, l'abbiamo dedicata alla squadra, una squadra che quest'anno si sta comportando molto bene, tanti piazzamenti, una delle migliori squadre in Toscana se non in Italia. Sì, credo che siamo un gran gruppo, per ora si è fatto notare maggiormente Yuri, ma credo che anche gli altri ragazzi si meritano grandi risultati. Quest'oggi è toccata a me, mercoledì può toccare qualcun altro e siamo un grande gruppo, ripeto. Andrea Bardelli ovviamente soddisfatto per questo grande inizio di stagione della Fosco Bessi Calenzano, le vittorie di Yuri Colonna e adesso di Matteo Trippi, sta andando tutto alla grande e una dedica speciale per questa vittoria. Sì, a nome di tutta la squadra Juniores e della società la volevamo dedicare al nostro giovanissimo di nome Arturo, che in settimana ha avuto un incidente abbastanza grave e la dedichiamo tutta a lui. Senti Andrea, torniamo un po' ai fatti della corsa, una gara dura, iniziano i percorsi impegnativi e vi fate notare subito. Adesso la stagione è ancora lunga, ci sono tanti grandi appuntamenti. Sì, noi francamente Yuri ha fatto 3 secondi, però la squadra è impostata per le gare come oggi. Ha fatto una forte andatura a Liesi sulla Valle Benedetta, rimanendo vicino al gruppetto perché venire alla riva era troppo lontano. Sono molto contento, però io l'ho dichiarato già da inizio stagione che secondo me questo era il gruppo più forte che aveva avuto. Ora rimaniamo calmi perché è chiaro che in questo momento stiamo vivendo un sogno, abbiamo fatto 2 vittorie, 3 secondi e speriamo di continuare. Claudio De Angeli, 2 anni dopo, all'ultima volta che ci siamo sentiti era un anno speciale, un anno molto impegnativo, sei uscito provato da quella stagione, tanti problemi e poi però alla fine sei tornato a fare ciò che ti piaceva, organizzare. Questo era il primo passo e è stato un grande primo passo. Si ritrova sempre la strada che prima o poi si lascia. Non so, dico la verità onestamente, quanto ne possa valere la pena. Il ciclismo è in completo disfacimento. Sono rimasto veramente male nel vedere, nel sentirmi raccontare dai direttori sportivi quello che sta succedendo in questo ambiente. Credo che bisogna fare una grossa riflessione su questo. Io nel mio piccolo ho sempre dato il mio contributo. Evidentemente la meritocrazia, sai e sapete benissimo tutti, anche i telespettatori, non esiste nel nostro movimento. È più facile denigrare che ricevere consensi, però di questo me ne frego, come disse uno qualche anno fa, di cui non condivido certamente l'ideologia, però andiamo avanti, vediamo. È stata, credo, una bella corsa, è stata diretta egregiamente da tutti. Stagno e ringrazio la Polisportiva, ringrazio il presidente Gino Massei, ringrazio Ivo Bacci, ringrazio Gino Mataresi, ringrazio tutti quelli che si sono adoperati perché riuscisse questa corsa. I miei, la Folgore, Paolino Tamberi, tutti quelli che hanno dato una mano. È dura, durissima, siamo ripartiti sulle ceneri di un qualcosa che era bello, dobbiamo fare di tutto per farlo ritornare bello, ma per rendere un servizio a queste persone che credo che non si meritino come vengono in questo momento trattati. Senti, il colpo d'occhio a Pisa è stato dei più belli, la presenza delle istituzioni a Pisa è stato, il ritrovare le istituzioni di Pisa è stato forse una delle cose più belle di questo ripartire. Ma sai, quando ho una corsa in bicicletta, al via c'è il sindaco di una città come Pisa e il prefetto della città. Io in 100 corse organizzate non ho mai visto un prefetto che dava il via a una corsa.
È stato bellissimo, ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto Francesco Tagliente, il Sindaco Marco Filippeschi per il regalo che ci hanno fatto, perché veramente per un organizzatore te sai benissimo cosa vuol dire avere al via questi personaggi. Siamo contenti, non dico do l'appuntamento all'anno prossimo perché serve veramente come al solito una grossa riflessione, perché non siamo messi bene. La Polisportiva Alcistagno ha dato sicuramente un contributo fondamentale nella realizzazione di questo trofeo delle due province, trofeo Pisa-Livorno. Era una sorta di voler ripartire, di riunire ancora una volta Pisa e Livorno attraverso la collaborazione con la Folgore Bike e con De Angeli. Siete finalmente riusciti a riunire queste due città. Tanta soddisfazione anche perché in un periodo di crisi come questo, dove le corse mancano, trovare le forze per mettersi insieme per organizzare una bella corsa non è facile. Certo, ci siamo riuniti perché la Pisa Livorno era già ferma dall'altro anno e ci sembrava, diciamo, non, secondo me Pisa e Livorno dovrebbero riunirsi, perché io sono di questa opinione. Già cominciamo noi con le gare ciclistiche, anche se c'è parecchia difficoltà nel fare queste gare. Comunque, visto che è riuscita benissimo, in bocca al lupo a tutti. Non sono di tante parole, però mi piace essere presente. Io lavoro più che altro. Paolo Aghini, presidente della Folgore Bike, che ha voluto riportare a questa corsa l'attualità della categoria juniores. Un impegno non da poco, ma grazie ad una bella collaborazione possiamo dire che il gruppo questa volta ha fatto la differenza. Siamo riusciti in questa impresa. Esatto, proprio quando ci sono i gruppi che si uniscono il successo è garantito. Ormai io vengo da un'esperienza pluriennale di queste unioni fra società, perché dal mondo amatori con l'organizzazione delle Gran Fondo, che ormai siamo alla 10ª edizione, siamo passati ora anche a queste corse vere, di ciclisti veri, in questo caso gli juniores, e quindi ci siamo ritrovati coinvolti in questa esperienza per noi nuova, però insomma, mi sembra che sia andato veramente tutto bene. Una cosa che forse vi ha fatto grande piacere è stata l'accoglienza a Pisa, perché davvero non è mancato nessuno stamani, tutte le autorità presenti. Quella è stata la ciliegina sulla torta, perché quando una manifestazione come questa parte alla presenza del prefetto di Pisa, del sindaco della città di Pisa, di più non si può chiedere. Io penso sia la prima volta che succede un evento del genere. Siamo stati veramente fieri, orgogliosi di queste presenze, anche perché nel futuro noi dovremo proporre su Pisa delle manifestazioni importanti per il 2014, quindi ecco, è stato solamente un preludio a quello che poi potrà avvenire in futuro.